con un po' di ritardo. Ne abbiamo pochissimo tempo oggi. Ci tenevo moltissimo, innanzitutto grazie di essere intervenuti. Questa iniziativa è stata organizzata con l'aiuto dell'Azione Cattolica e dei gruppi che hanno aderito, delle associazioni del forum che hanno aderito al coordinamento locale di Libera, un coordinamento che si sta muovendo lentamente ma con prudenza su questo territorio, ci crediamo molto, e questa è una delle iniziative che abbiamo promosso in pochissimo tempo, perché come qualcuno già sa, col Comet era ospite stamattina all'università, deve prendere un treno alle 5.40, quindi alle 5 li cacceremo via, però ci tenevamo in questo momento in cui in tutta la Campania non si fa altro che parlare di emergenza e di discarica, perché questo, dove si va a scaricare, questo è il problema, ci tenevamo ad ascoltare una voce così importante. Lui è un docente di una prestigiosa università americana, ma è il fondatore della rete internazionale Rifiuti Zero, di cui c'è Rossano Ercolini per la rete italiana, e è consulente ONU, è stato consulente della città di San Francisco, è una città molto simile anche a Napoli, poi lo vedremo, ed è una delle persone più autorevoli che ha fatto un tour enorme nel mondo, ma in Italia in particolare, per promuovere una politica diversa. Esiste un'alternativa ai rifiuti, alle discariche, all'inceneritore. È stato più volte qui contro l'inceneritore di Acerra, perché come sapete negli Stati Uniti non si parla più di incenerire rifiuti già da un bel po' di tempo, e quindi ci tenevamo che fosse qui. Mi scuso per la location, perché non parlo in chiesa. Come sapete la chiesa è stata insomma, subito dei problemi questi giorni, quindi, però ringrazio l'associazione che ci ha ospitato qui, UPC che ci ospita qui, era vicino alla chiesa, quindi una posizione comoda. Abbiamo pochissimo tempo per pubblicizzarla, perché alla fine abbiamo definito lunedì la cosa, e proprio nella prospettiva di non fare rifiuti, avete visto, non ci sono manifesti se non quelli all'ingresso. Non abbiamo fatto volantini, ma solamente passaparola, che funziona, e niente, non le diamo altro tempo perché poi scapperanno via. Prima di parlare con Paul, vi presento, come dicevo prima, Rossano Ercolini, che ci racconterà come che cos'è il rifiuti zero, giusto un'introduzione, che ci aiuterà soprattutto perché, anche se Paul è un mimo incredibile e nonostante sia un docente universitario non è di quelli in pettore, è molto piacevole ascoltarlo, lui ci aiuterà comunque a tradurre dall'inglese. Allora vi lascio a loro, grazie. Per evitare tempi morti, capirete da Paul Connett che cos'è nelle sue fondamenta la strategia Rifiuti Zero. Vi descriverà rapidamente i 10 passi per attuare la strategia Rifiuti Zero. C'è da dire che in Italia noi abbiamo situazioni come quella di Napoli, ma abbiamo anche situazioni in cui le migliori pratiche sono studiate, approfondite, sono riferimento per altri paesi che vogliono migliorare la loro gestione dei rifiuti. Ma al solito l'Italia è un paese particolare, da montagne russe, noi riusciamo a dare meglio di noi e peggio di noi. Ecco, credo che dal movimento Rifiuti Zero emerga una metodologia che è quella di imparare dalle buone pratiche, quella di andare a vedere laddove le cose funzionano e non laddove le cose non funzionano. Stamattina abbiamo avuto un bellissimo incontro all'Università Federico II, ANPAS Nazionale, le pubbliche assistenze, ma era presente anche la Misericordia, tante associazioni hanno abbracciato ufficialmente la strategia Rifiuti Zero, e stamattina abbiamo detto che era solo un momento di inizio. Non ci dobbiamo rassegnare alla disperazione, a quello che avviene di negativo nella realtà di Napoli. Ci sono tante belle cose che possiamo costruire. Certamente il libro che va scritto è un libro che deve essere scritto dalle associazioni e dai movimenti della società civile. Non è più tollerabile, non è più rimandabile la eliminazione dell'approccio che è stato seguito fino ad oggi dal
dal mondo politico, quello di scatenare l'esercito contro le popolazioni. Le migliori gestioni dei rifiuti ci sono laddove sono le comunità che prendono in mano il loro destino, e credo che anche a Napoli, dove esiste storicamente una società civile molto vivace, molto ricca, molto sapiente, credo che ci dobbiamo attendere delle risposte positive. Ovviamente la parola d'ordine, la parola chiave è lavorare insieme per un mondo migliore guardando al futuro. Paul Conner. Grazie Vittorio. Io credo partire a Napoli 5:50. So I have to far. Even if you made incineration safe, you would never make it sensible. Next. It doesn't make sense to spend so much money destroying resources that we should be, next, sharing with the future. Next. Incineration is the modern incinerator is an attempt to perfect a bad idea. Our task in the 21st century is not to get better and better at destroying resources, but to stop making packages and products that we have to destroy. Next. So, refuse is not a technological problem, it's a problem of strategy. We need better organization, better education, and better industrial design. Next. The Refuti Zero strategy. Next. We can approach zero waste with a series of steps which are practical, cost-effective, and politically acceptable. We don't need the army! We don't need Montaforte! Berlusconi saying you must have an incinerator! You must have a discount! No. We don't need an army for the next. 10 steps to zero waste.